La Coca-Cola è stata inventata da un medico dipendente da morfina. John Pemberton era un farmacista di Atlanta che durante la guerra civile americana era stato colpito mortalmente da una sciabolata. Per alleviare il dolore gli venne somministrata della morfina, da cui però sviluppò una dipendenza. In sostituzione della morfina creò una miscela fatta di foglie di coca, semi di cola e vino rosso e iniziò a venderla nella zona per 5 centesimi a bicchiere, prima come rimedio per alcune malattie e dopo, senza alcol, come bibita rinfrescante. Il suo socio Frank Robinson la battezzò Coca-Cola dai suoi due ingredienti principali: coca e cola. Durante il primo anno riuscirono a vendere solo 25 bottiglie, in media circa 9 bicchieri al giorno. Così Pemberton cedette il brevetto al farmacista Asa Candler per circa $2,000. Nel 1892 Candler fondò The Coca-Cola Company con un capitale iniziale di $100,000 e nel 1919 l'ha quotata anche in borsa. Oggi la società vale 285 miliardi di dollari e ogni giorno vende quasi 2 miliardi di bottiglie. Vuol dire che ogni secondo vengono bevute circa 20.000 Coca-Cola.